trio de coin. Sono Mr. X. Ho visto in questi giorni uscire in Facebook alcune nazionali proposte da diversi giocatori, ex giocatori della provincia di Belluno. Molto interessanti. Però io mi chiedo e ti lancio una sfida, caro Attilio. Lancio una sfida a tutti questi mister, questi ex giocatori. Che senso ha fare una nazionale con giocatori passati, con giocatori di una certa età? Ho letto Mirko Bulbo de Moliner, Alex Salvador, Alessandro Prest, Gigi Perinon, Renzo Costantini, Francesco Boito, Gigi De Pra, Stefano Sonnamavilla, Mauro De Bon, Roberto Padrin, Sebastiano Solagna, Simone Corbanese, Simone Bertagno, Stefano Mosca, la quantità, veramente tanti ma tanti giocatori. Ma quello che mi chiedo io, nessuno ha avuto il coraggio di schierare una nazionale composta solamente da giovani? Io ti propongo questa formazione, vediamo se qualcuno è in grado o accetta di sfidarmi. Numero 1, Pali, un gran bel portiere. Nicola Bortoluzzi, classe 2001, ragazzi, di proprietà del Belluno, forte tra i pali, vario nelle uscite, gran bel piede. Come dodicesimo ci schiero Michele Peterle, l'altro 2001 è il Pagotto, giovanili Vittorio, Belluno, adesso in forza l'Eclisse Pievigina, se non sbaglio, in eccellenza. Fase difensiva 4. Con il numero 2 metto Davide Tabacchi, classe 2001, forza impressionante, gran corsa. Quest'anno Vittorio Veneto si è tolto lo sfizio di segnare anche qualche rete. Buon giocatore, dotato di un gran bel tiro. Fascia sinistra ci metto lui, Davide Floris, il sardo del Belluno, mancino puro, dotato veramente di un gran bel sinistro. Giocatore in grado di fare sia la fase difensiva che la fase offensiva. Giochiamo a 4, quindi i miei due esterni sono abbastanza bloccati, diciamo. Al centro della difesa ci metto due giocatori. Il primo è Riccardo Bez, 2004 allievi elite del Belluno. Di questo giocatore sentiremo parlare, ne sono certo. 2004 con una classe, con una personalità infinita, capitano degli allievi condotti da Renato, dal mister Renato Lauria. Un giocatore forte di testa, preciso negli interventi, un vero leader della sua difesa. A fianco a lui ci mette un personaggio, un giovane classe 2001, Matteo De Min. Credo sia forse il parente di Andrea, di Michele, che tutti lì ho sentito hanno nominato. Giocatore anche lui, già iniziato a Belluno, poi è passato a Pordenone, credo abbia vinto una finale con gli allievi o con la Berretti del Pordenone, adesso in forza alla Triestina. Me lo metto lì dietro con il numero 5 perché è gran fisico, gran tempismo, gran colpo di testa e sono sicuro che Matteo sia in grado di garantirmi quei 5, 6, 7 gol nei calci. Piazzano i calci da fermo, i calci d'angolo, appunto perché è molto bravo nei colpi di testa. Centrocampo, davanti alla difesa ci metto lui, il capitano di questa squadra, Denis Chiesa. Signori, classe 2001 e classe da vendere. Ricordo Denis, piccolissimo, fragile, però tenace. Adesso è diventato un armadio. 1,80 m di puri muscoli, credo che sia cresciuto, abbia avuto una crescita esponenziale avendo la fortuna di giocare con Simone Bertagno, con Yari Masoc e con altri giocatori. Quindi per me davanti alla difesa c'è Denis Chiesa con la fascia da capitano. Davanti a lui metto due giocatori di categoria, due giocatori bellunesi di categoria superiore. Con il numero 8 metto Cristian, under 19 del Verona, che corre in Cristian Pirobon, 26 marzo 2002, under 19 dell'Hellas Verona, giocatore di una classe sopraffina, destro, sinistro, gran corsa, gran tiro. A fianco a lui il vero numero 10 di questa formazione, Alex Cossalter,
2003 ex Union, ora al Bologna FC. Purtroppo è fermo per un problemino, ma sono sicuro che Alex mi farà fare il salto di qualità in questa formazione giovanile. Gran classe, grande visione di gioco, gran tiro, l'uomo, giocatore capace di saltarti l'uomo in qualsiasi momento. E veniamo ai tre davanti, con il numero 7 direttamente dalla Val Zoldana, Enrico Lazzarin, classe 2001, vera forza della natura. Credo che farà la fortuna dell'attuale squadra dove sta giocando, del Fiori Barco, se non sbaglio, la squadra allenata dal mister che ha nominato Roberto Parrini nella sua nazionale, e non erro. Mancino puro, però io lo metto a destra, così piedi invertiti, rientra e mi spacca la porta. Velocità, gran tiro, non molla mai, Enrico Lazzarin è il mio numero 7. Fascia sinistra metto Filippo De Paoli, classe 2002, Union San Giorgio, fresco fresco di convocazione nell'Under 19 di Serie D, condotta dal grande Gianni Chedda, ex giocatore dell'Udinese. Un giocatore in grado di saltare sempre l'uomo, Filippo, molto bravo di destro, bravo anche di sinistro. Quando parte questo sono dolori. Al centro dell'attacco, con due fasce così, non posso metterci che lui. Segnatevi questo nome perché questo diventerà un grande giocatore. Luca James Band, Luca Band, capitano della nazionale, anzi capitano della juniores nazionale del Belluno. 24 gol sigati quest'anno. Secondo me passava tranquillamente i 30, purtroppo a causa di questo virus si è dovuto fermare anche lui. Giocatore di una forza incredibile, campione italiano, vice campione europeo del lancio del Vortex. Questo ragazzo qua ha una forza che vi scaraventa in porta voi e anche il pallone. Credo che quest'anno abbia bucato una decina di palloni con i suoi tiri. Forte di testa, ha un destro che è una cosa impressionante. Con due ali così e con un centravanti del genere, sfido chiunque di voi abbia il coraggio di affrontarmi. Mi correggo, Filippo De Paoli, Union Feltre. Sono sbagliato, Union Feltre, no, Union San Giorgio. Passiamo alla panchina, il numero 12, Michele Peterle, l'abbiamo già nominato. Con il numero 13 scelgo lui, Luca Marcon, Cavarzano, classe 2001, posso farlo giocare in difesa centrale oppure anche in fascia, sia a destra che a sinistra. Giocatore dal gran colpo di testa, molto bravo in marcatura. Luca quest'anno qualche gol a Cavarzano lo ha fatto. Con il numero 14 scelgo un classe 2002 ex Union, ora è Cavarzano, Filippo Rubinetto. Gran fisico e giovane, gran corsa, uno che sa spingere, dotato anche di un buon tiro. Veniamo ai due di centrocampo. A centrocampo mi porto Matteo Rivotto, anche lui compagno di squadra di Denis Chiesa, anche lui ha imparato molto dai suoi maestri di centrocampo, buon giocatore, molto tecnico, in grado di cambiare la partita con le sue accelerazioni. Matteo Rivotto è il mio numero 15. Numero 16, classe 2003, ragazzi, classe 2003, Alessandro Galli, Ponte nelle Alpi, Belluno, Monte Belluna, capitano dei giovanissimi regionali del Veneto, ora in forza al Padova. Alessandro, me lo metto lì in mezzo, me lo tengo buono come sostituto dell'amico Cristian Pierobon. Giocatore in grado, destro, sinistro, un gran bel sinistro, forte fisicamente anche, sta crescendo molto, quindi Alessandro, anche se giovane, me lo porto con me in squadra. Numero 17, Wesley Spencer, il Mario Balotelli della mia nazionale. Giocatore classe 2002, classe da vendere. Giocatore in grado di farmi fare il salto di qualità sia in mezzo sia nelle fasce. Molto forte fisicamente, un po' bizzarro, un po' un personaggio un po' anomalo all'interno di questa nazionale, però me lo porto molto volentieri, Wesley. E siamo arrivati al numero 18, uno che può sostituire Luca Band davanti. Signori e signore, Francesco Fiammane, classe 2000-2001 se non sbaglio, soprannominato il Cicciarito, Ciccia. È un giocatore che fisicamente deve farsi ancora, però ragazzi, dentro l'area questo non sbaglia un colpo.
Non sbaglia un colpo, poi lasciargli mezzo centimetro libero e Ciccia ti castiga. Anche lui, come Dennis Chiesa, hanno vinto con il Veneto gli ultimi campionati che sono stati giocati 2 anni fa. Credo che Francesco Fiabane stia imparando molto di Abelluno, del suo grande maestro, dal Cobra, da Salvario, da tutti gli attaccanti con cui ha potuto giocare. Quindi me lo porto volentieri con me. Siamo arrivati al mister di questa nazionale. Nomino un ragazzo che mi ha impressionato. Nello scopo certo io, UEFA A, per me questa nazionale, il condottiero di questa nazionale deve essere lui, Max Bartley. Grande giocatore, grandissimo allenatore. Cosa ci faccia Max qui in provincia? Non lo so, ancora me lo chiedo. Un vero martello, un allenatore, che dal primo all'ultimo minuto della partita, dal primo all'ultimo minuto dell'allenamento, sempre lì presente, non molla un attimo. Sa di calcio, molto professionale, molto umano. Max, sarai tu il condottiero di questa mia nazionale. Per quanto riguarda direttore sportivo, non mi interessa, il direttore sportivo lo faccio io e basta. Presidente, mi servirebbe un presidente con un bel portafoglio. Ma considerando che Leonardo Del Vecchio non è in circolazione, per il momento non saprei chi mettere. Vi ringrazio ancora. Signori, il gioco è dei giocatori. È inutile parlare di nomi e tutto il resto. Il gioco, il vero senso del gioco, lo danno i giocatori. E con questi giocatori io posso andare molto avanti. Segnatevi questa formazione, ne parleremo fra un paio d'anni. Ciao!